legato alla celebrità. Famous. I'm not interested non significa niente celebrity. Per me. That grazie mean a Dio che ho questa mentalità. I do have this mindset. La celebrità non mi ha fatto niente. Ero il vicino, per 5 anni ho vissuto a Hollywood. Years, avevo fact, come I vicino Elvis Presley. And my neighbor was Elvis Presley. Io stavo un po' più alto, lui stava lì, vedeva la sua piscina. And I could see his swimming pool. E però non pensavo di essere qualcuno. Sorry, but I didn't think that I was anybody in particular. I thought, oh my goodness, I'm living next to a great star. What a great star Elvis Presley is. I never thought that I myself was important. I mean, mentally it's not part of my makeup. Allora. Ho amato il suo film perché sono un felliniano, ho scoperto che poi lei è un amante di Fellini. Quali sono i film di Fellini? Which are Fellini's movies? Volevo chiederle che sono presenti nel film, proprio come città. Referred to in the movie. Tutti. All of them. No, un grande onore per essere considerato anche uno che ha l'influenza di Fellini, che ha studiato molto. Però io ho amato personalmente Marco, sicuramente, che mi ha aiutato molto. Fellini non mi ha aiutato a fare cinema, mi ha aiutato a sognare, a pensare bene. Allora, questa libertà mentale che me l'ha dato mi ha aiutato anche a pensare a questi film, che lo vedo viene da cultura un po' diversa, culture, però con elementi diciamo uguali dal Mediterraneo, come ho detto anche prima, che nessun regista al mondo Fellini non aveva questa influenza di Fellini, se un regista veramente libero con il cervello come fantasia. Sì, certo, iniziando a fare un film con un mito come Omar Sharif non è una cosa semplice, però francamente lui mi ha aiutato. Non volevo dire la cosa banale, che è stato simpatico, mi ha aiutato, aveva fiducia di me, però mi ha aiutato in un altro senso, molto più profondo, che quando ho scritto questi caratteri, che anche poco amato, anche patetico, ma non è stato mai facile a realizzare questo carattere se non ho un attore così ha questo talento, questa esperienza di realizzare questo rullo che è un po' complicato, a farlo con questa maniera che ha superato molto i miei immagini prima. Allora mi ha aiutato in questo senso, perché senza Omar Sharif questo carattere viene veramente odiato sullo schermo. Lui con la sua esperienza, con la sua col suo spirito, allora hai dato spirito tenero a questo carattere, che grazie a lui, che lui mi ha aiutato a fare lo spettatore vedono questi film. Senza la sua presenza nel film, secondo me, non è il film perde molto, anzi, lui è il personaggio del film, non si può realizzare un film se non c'è lui. Per quanto riguarda il cinema egiziano, che è stato un caso molto particolare, perché una società, secondo me, così ricca di cultura, ma così chiusa ultimamente dal punto di vista sociale, secondo me la fortuna è la sfiga anche del cinema egiziano, che viene da un'industria molto importante storicamente, anche l'ha aiutato molto ad andare avanti e produrre film, di fare un olio piccolo nel mondo arabo, ma non l'ha aiutato per essere più aperta all'altro mondo.